Cristo risorto, buona giornata carissimi amici e buon inizio avvento. Oggi in questa domenica inizia questo tempo bellissimo, meraviglioso di attesa e di speranza che noi chiamiamo avvento. A questo proposito ho pubblicato proprio oggi su questo canale Koinonia Biella un video che parla di questo tempo speciale che prepara al Natale, vedendo anche lo sviluppo storico, culturale, ma soprattutto quanto è importante viverlo bene. Allora oggi iniziamo questo primo giorno, questa prima domenica, con il Vangelo secondo Luca. Capitolo 21, versetti 25-36. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: vi saranno segni nel sole e nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti. Mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube, con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Amen. Carissimi, vorrei anche accompagnarvi in questo video con la prima lettura, che vorrei leggervi anche ogni giorno di questo tempo di avvento, perché sono letture che ci vengono date dal libro dei profeti, che preannunciano la venuta del Messia, di Cristo. Oggi leggiamo il profeta Geremia, capitolo 33, versetti 14-16. Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia. Amen. Quanto è bello, carissimi fratelli e sorelle, ascoltare la parola di Dio. E in questo tempo di avvento lasciare che la sua parola entri in profondità nel nostro cuore e porti grande frutto. Il frutto di queste parole di avvento sono parole di speranza. Il frutto è un incoraggiamento ad attendere che Dio viene a visitarci anche in quest'anno, in questo Natale, in un modo nuovo, speciale e sorprendente. Ma non sono io che lo dico, è la sua parola. È il profeta Geremia che oggi ci dice: arriveranno i giorni. E noi lo proclamiamo. Proclamiamo la parola di Dio che è viva. Verranno giorni nei quali il Signore realizzerà le promesse di bene che ha fatto alla sua casa e, voglio dirvi, alla vostra casa. Perché Dio è amore, Dio ci ama e ha promesse di bene per la nostra vita. Quanto dobbiamo aprire il nostro cuore, fratelli, per accogliere questa luce che ci viene dai profeti. E dice proprio così: in quei giorni farò germogliare per Davide un germoglio giusto. Dalla casa del re Davide Dio aveva promesso per mezzo dei profeti che sarebbe venuto il Salvatore,
un germoglio, qualcosa di nuovo, qualcosa che l'uomo ancora non aveva visto. Il cielo e la terra ancora non videro. Questo germoglio giusto è Gesù, che viene e si manifesterà in questo tempo, in questo Natale, per ciascuno di noi. Ecco che allora, dice, Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla. Carissimi, facciamo nostre le parole dei profeti. Io vivrò tranquillo, io sarò salvato. Tu, carissimo, sarai salvato nel nome di Gesù, nostro unico Signore, nostro unico Salvatore. Ecco perché anche il Vangelo stesso che abbiamo ascoltato oggi, che tra l'altro è quello di ieri e dell'altro ieri, perché abbiamo iniziato nel tempo liturgico l'anno C e quindi durante le domeniche ascolteremo il Vangelo secondo Luca per tutto l'anno, o per la maggioranza comunque delle domeniche di tutto l'anno, e Gesù stesso dice «Io verrò, ma sappiate che la vostra liberazione è vicina». Quanto è importante sapere che Dio viene e Dio si manifesta in un modo davvero nuovo, in un modo fresco, in un modo genuino, in un modo anche inaspettato, perché Dio davvero sa fare cose grandi e più grandi di quelle che noi stessi gli chiediamo. Allora oggi, carissimi amici, vi lascio questo slogan. Rallegrati, il Signore viene. Gioiamo. Il tempo di Avvento è un tempo sì caratterizzato da una nostra conversione, accompagnata dal digiuno, da certe forme, proprio che manifestano nel nostro essere, nel nostro corpo, la richiesta che Dio venga con potenza. Ma il tempo stesso è un tempo di gioia, perché la sua venuta è certa come l'aurora, dice il Salmo. La venuta di Dio è certa. Allora rallegriamoci, perché Dio viene, il Signore viene. E usiamo le parole del libro dell'Apocalisse, le ultime parole della Bibbia, che dice Maranatà, vieni Signore Gesù, e preghiamo. Maranatà. O Signore Gesù, noi invochiamo il tuo nome nella nostra vita. Noi invochiamo la tua presenza. Riconosciamo che abbiamo bisogno di te. Io riconosco oggi di avere bisogno della tua luce, di avere bisogno della tua salvezza. Tu hai detto di alzare il mio capo anche oggi e di guardare a te, perché da te viene la mia pace. Da te viene il mio aiuto, il mio sostegno. Signore, io ti presento anche tutte quelle situazioni in cui sono affannato, preoccupato, agitato. Ti presento tutte quelle situazioni in cui il mio cuore vacilla e ti chiedo liberami, Signore. Concedimi in questo Natale un cuore leggero, un cuore nella pace, nella serenità, un cuore che sa attingere da te la propria forza. E grazie perché mi doni anche oggi il tuo Spirito Santo, per vivere nella tua grazia. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, quindi rallegriamoci, il Signore viene. Vedete che qui davanti ho queste quattro candele della corona di Avvento, di cui ho parlato anche nel video, riguardo proprio a questo tempo molto importante che stiamo vivendo, rappresentano le quattro settimane che precedono il Natale. E questa settimana noi accenderemo la candela dei profeti, perché i profeti sono coloro che hanno predetto la venuta del Signore e coloro che, come oggi il profeta Geremia, incoraggiano la nostra vita e ci danno speranza. Quindi davvero chiediamo che il Signore possa rinnovare la sua vita attraverso questa luce, una luce che è grande, una luce che trasforma, una luce
che ha la capacità di penetrare tutte le aree della nostra vita. Che siano davvero in questi giorni i profeti, coloro che ci guidano, che infondono in noi speranza. E come questa luce è stata appena accesa adesso, così nel tuo cuore, i profeti della parola di Dio, il profeta Geremia, possa aiutarti, consolarti e darti una nuova speranza. Amen. Vorrei anche annunciarvi che in questo tempo di avvento, come l'anno scorso, vi offriremo una volta alla settimana in live streaming la casa di preghiera di avvento. È un incontro di un'ora circa in cui qui in Cappellina, insieme alla comunità di fratelli e sorelle della nostra oasi di Biella, noi pregheremo, canteremo, leggeremo la parola di Dio. Io farò un piccolo insegnamento in questa settimana, sarà proprio riguardo la luce dei profeti, e poi faremo preghiera di intercessione per tutte le intenzioni che voi stessi ci chiedete e che ogni giorno la gente ci scrive e ci manda. Quindi ogni giovedì, casa di preghiera di avvento, dalle ore 20:30 alle 21:30 su questo canale di YouTube. Ecco, questo è un modo per accompagnarvi e per pregare insieme, addirittura in diretta attraverso questo canale. Concludo anche augurandovi un buon inizio di avvento. Oggi il Salmo dice: a te Signore innalzo l'anima mia, in te confido. Ve lo offriamo proprio come shout coinonia. Potete ascoltarlo anche qui, un breve pezzettino, ma poi nel nostro canale, tutto il video per intero. Grazie che mi avete accolto, buon avvento, ci vediamo domani, ciao! A te Signore innalzo l'anima mia, in te confido. A te Signore innalzo l'anima mia, in te confido. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido. Buono e retto è il Signore. Indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia.